Buongiorno e benvenuti al Prima TG Flash. Andiamo subito con la prima notizia. Il Ministero della Salute ha comunicato che in Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.872 nuovi casi di coronavirus e 415 decessi. L'incremento dei guariti e dei dimessi del giorno è di 19.632. I ricoverati in terapia intensiva in Italia sono 2.731, 12 in meno rispetto al giorno precedente. Invece in Campania la situazione è che ci sono 691 nuovi contagiati di Covid-19 su 9.662 tamponi effettuati, per un totale di positivi dall'inizio della pandemia di 181.259 unità. I deceduti del giorno sono 28, di cui 6 nelle ultime 48 ore e 22 in precedenza, ma registrati soltanto ieri, per un totale di deceduti nella regione Campania da marzo di 2.600 persone. I guariti sono 1.097, invece la situazione dei posti letto: ci sono 120 posti letto occupati in terapia intensiva su 656 posti disponibili, mentre nei reparti Covid i posti occupati sono 1.571 su 3.160 disponibili. E a proposito di coronavirus, il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha parlato nella sua diretta Facebook abituale del lunedì ai suoi concittadini e ha anche anticipato alcune delle misure che si adotteranno nella sua città in contrapposizione alle ordinanze del governatore della Campania Vincenzo De Luca, su cui ha anche qualcosa da ridire. Ascoltiamo le sue parole. E sto anche immaginando di, in collaborazione con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della città, di fornire loro tamponi, i nostri tamponi rapidi, in modo che possano effettuarli in ogni plesso, in maniera chiaramente gratuita da parte nostra, in ogni plesso a favore di docenti, di personale ATA, anche dei bimbi e dei genitori. La ripartenza dobbiamo raggiungerla, ma assolutamente in sicurezza. Evidentemente non riaprirò mai le scuole se c'è il minimo pericolo di contagio, però dobbiamo lavorare affinché questo obiettivo si possa raggiungere. Altra questione relativa ai locali: c'è stata questa serie di ordinanze tra Conte e De Luca. Io sto valutando in maniera molto seria e concreta la chiusura dei bar per il 24. Se dovessi accorgermi, se dovessi rendermi conto che l'apertura dei bar, che in questo momento, insomma, per De Luca si può fare o non si può fare, c'è anche l'impugnazione, da quello che comprendo, rispetto a questa ordinanza, ma al di là di quello che fa il governatore, onestamente poco mi importa. Certamente non potrei mai consentire assembramenti in prossimità dei bar il 24. So che sarebbe un sacrificio, so che da parte mia sarebbe anche una scelta forte, ma se serve a garantire la nostra sicurezza e la nostra salute, non esiterò a chiudere i bar o comunque i luoghi della movida e dell'aperitivo il 24 dicembre. E anche a Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino, i commercianti sono allo stremo delle forze e insieme al sindaco Carmine De Angelis hanno deciso per la linea dura contro le ordinanze del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Infatti, con un'ordinanza del primo cittadino ha deciso che bar, ristoranti, pub e altre attività che in Campania non saranno consentite in questi giorni saranno aperte nella sua cittadina. Nella stessa ordinanza De Angelis, che nella vita è un docente di diritto, rileva anche che il decreto legge numero 178 del 18 dicembre 2020 disciplina in modo rilevante sul piano gerarchico ipotesi restrittive e quindi limitativo sulle stesse fonti secondarie. Secondo il sindaco di Chiusano, De Luca non avrebbe potuto quindi adottare le restrizioni imposte due giorni fa, ma soprattutto per De Angelis a tutto c'è un limite, ma rendersi partecipe di scemenze normative no, lo devo alla mia professione e allo Stato di diritto. Secondo il sindaco non sono previsti nel suo comune afflussi consistenti di persone in questo periodo, il contagio da Covid è ridotto a pochi sporadici casi di tanto in tanto, i pochi esercizi commerciali possono essere facilmente controllati, ma soprattutto è necessario assicurare un minimo di vivibilità alla popolazione presente sul territorio, in cui non è consentito dalle disposizioni vigenti recarsi presso il capoluogo di provincia o verso altri comuni. Quindi i servizi di ristorazione nella cittadina saranno attivi dalle 5 alle 18.
Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'assessore al lavoro Monica Bonanno, con le organizzazioni sindacali della lavoratrice e dei lavoratori della Whirlpool di Napoli, organizzano Luci su Whirlpool, una campagna social per tenere alta l'attenzione sulla vertenza dei lavoratori di Vergine. L'invito è a testimoniare attraverso i social la vicinanza ai lavoratori e alle lavoratrici con una foto, una poesia, una canzone o con un qualsiasi contenuto, per far arrivare un messaggio forte e chiaro: non spegnere Whirlpool a Napoli, al centro di una vertenza simbolo della deindustrializzazione della città. Dopo 18 mesi, spiegano il sindaco Luigi De Magistris e l'assessore al lavoro Monica Bonanno, rischia di calare il buio sulla vicenda della Whirlpool di Napoli. Parrebbe che a nulla siano valsi gli appelli dei lavoratori, del Comune di Napoli, della Regione, dei sindacati e degli altri attori istituzionali affinché venisse rispettato il patto dell'azienda con il territorio napoletano, che in un periodo di pandemia si prepara a vivere l'ora più buia. Non ci siamo, non possiamo accettarlo. Dopo aver spento Palazzo San Giacomo per far comprendere l'importanza di questa vertenza, chiediamo a tutti, al contrario, di fare luce su questa vicenda, perché non possiamo abbandonare centinaia di famiglie ad un destino terribile. E Napoli si prepara ad un Natale di solidarietà diffusa che comprende una serie di iniziative rivolte ai più fragili. Il consueto pranzo natalizio per le persone in difficoltà viene sostituito da una serie di interventi a sostegno delle fasce più deboli. Alimenti e generi di prima necessità giungeranno a carceri, mense, centri di accoglienza, case per anziani e quanti già si occupano di solidarietà. Il tutto col supporto di una schiera di volontari, compresi gli operai e le operaie della Whirlpool. Il Natale di solidarietà diffusa oggi ha fatto tappa alla mensa del Carmine, già attiva in iniziative del genere, grazie al lavoro di Don Francesco e dei volontari. Presente anche Monica Buonanno, assessora alle politiche sociali e del lavoro. Ascoltiamo le voci dei protagonisti. Abbiamo pensato quest'anno così difficile e così inatteso nelle sue modalità di svolgimento delle feste, di non lasciare le persone più fragili comunque sole, perché di suo il Natale amplifica ciò che c'è di bello e ciò che c'è di brutto. Se una persona a Natale sta bene, si sentirà ancora meglio, ma se una persona a Natale non sta bene, purtroppo si sentirà ancora peggio. E noi abbiamo voluto fortemente che questo perlomeno si riuscisse un po' a ridurre come fenomeno. E abbiamo pensato, invece del solito pranzo di Natale che non abbiamo potuto fare, di sostenere le realtà che sui diversi territori a loro volta sostengono le persone prioritariamente senza dimora o comunque a rischio di forte disagio economico e sociale. L'ASL di Caserta ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento quotidiano sull'andamento della curva epidemiologica di terra di lavoro. Nella giornata del 21 dicembre si certificano 98 nuovi positivi, un deceduto e 345 guariti. I tamponi necessari del giorno sono stati 1049 per un tasso di positività di testa del 9,3%. La città che fa registrare il maggior numero di attualmente positivi è Aversa con 414 casi, seguita da Marcianise con 386 e da Caserta con 304. Su disposizione del prefetto di Caserta Raffaele Ruberto si è svolta un'esercitazione di protezione civile per testare il livello di efficacia del piano di emergenza esterno per il rischio di incidenti rilevanti presso la ditta Perfetto SRL, deposito di articoli pirotecnici a Villa Literno. Il test si è tenuto in parte in presenza e in parte in videoconferenza, come si legge in un comunicato, nel rispetto delle norme del coronavirus. Si è simulato il verificarsi di un incidente, ovvero avvenuta l'esplosione del magazzino principale dello stabilimento con conseguente scoppio. Al termine della procedura è stata fissata una riunione per la valutazione dei risultati. Questa esercitazione ha consentito di mettere in pratica la pianificazione di protezione civile dello stabilimento, affinando le tecniche e le procedure di intervento. E passiamo allo sport. Questo non è un ritiro punitivo, è un ritiro per stare concentrati, affrontare la partita di mercoledì al meglio. Io ero a casa per la squalifica, sono stato peggio dei compagni, ho scoperto di più. Abbiamo parlato con i compagni ed è stata una cosa decisa tutti insieme. Poi ci sarà tempo per stare con la famiglia, lo dice Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, che continua: un giorno in più di ritiro, avremmo dovuto andarci domani, ci aiuterà. Insigne poi ha commentato: ieri certamente c'è stata un po' di stanchezza, con l'Inter si è speso tanto, quando affronti queste squadre forti, ogni 3 giorni le energie fisiche e mentali mancano. Credo sia stato più quello che l'aspetto tecnico e tattico, l'abbiamo preparata come le altre con attenzione, è stato un calo fisico-mentale, non è facile fare 2 trasferte così
con due squadre molto forti, dispiace, da casa, non credo che la Lazio abbia fatto molto di più. Loro hanno soltanto concretizzato due occasioni. E questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito. L'appuntamento con informazioni di Teleprima continua alle ore 13.30. Buon proseguimento con la programmazione di Teleprima.